insomma varie località, quindi siamo davvero grati di aver potuto offrire, poi magari quando ci sono delle cose interessanti ci muoveremo anche noi da proprio canale per andare ad ascoltare, ad apprendere, eccetera. Quindi questa condivisione è un momento molto bello. E il corso naturalmente ha anche dei piccoli costi, non esagerati, grazie a Dio, rispetto a tante altre realtà, però chi volesse semplicemente contribuire, io mi fido della provvidenza, non vi preoccupate, se non, però se uno vuole contribuire può lasciare il proprio contributo nella scatola che si trova sul tavolo della segreteria di ingresso, con molta libertà, non c'è una tariffa, una quota, discrezione, abbiamo fatto questa scelta. Grazie a te la parola, Andrea, e si parte questa mattina in quarta. Allora, ciao a tutti, ben trovati. Buongiorno, piacevolmente faccio ulteriormente il mondo, per cui sono contento che insomma, magari questa parola o qualcosa ti è servito. Intanto io sono Sandro, dico semplicemente, so che poi qualcuno magari durante la mattinata deve alzarsi e andare per messe varie. Thank you.
libro molto molto particolare, che però è importante da conoscere. Allora, ci dividiamo in, diciamo, un giorno. Allora, Gloria, tu sposati di vicino a noi. Dovete non è che fate le regole delle parole, dovete
ascoltiamoci e proviamo a leggere. 27 parole. Vai, no? Vai, leggi. Allora, sociale, idee, front page, Facebook, Google, mi piace, attenzione, virtuale, tweet, password, World Wide Web, WhatsApp, Apple, Post, News, Emoticon, Silenzio, Steve Jobs, Bill Gates, condividere, like, messaggio, Instagram, schermo, comunicazione, commento e musica. Grazie. Quante parole? 35. Hai parole un po' diverse rispetto alle sue, secondo te? E ascoltate quello che tuo fratello. Abbiamo blog, abbiamo informazione, abbiamo amici, virus, emoticon, cos'è? Quello che sai che ti manda, no, che è 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 no, che è
oggi non è giorno. A ask è quello a non. È quello a non. Ma che cos'è di preciso? È comunque un social network, come Snapchat. WhatsApp lo sapete tutti che cos'è, ma la domanda è un social network o non è un social network? È diventato come user network, cioè è diventato come messaggistica, adesso sta diventando come user network con adesso la possibilità di essere forte, di essere Tra me e Michele,
e qualcun altro che questo server lo gestisce, perché tutti i dati che vanno in WhatsApp vengono archiviati, qualsiasi nostra comunicazione viene archiviata da qualche parte nel mondo ed è lì a disposizione come qualsiasi cosa su internet. Mi sembra che tutti i giorni è diverso.
sembra di aver seguito. Ma se apriamo il giornale, leggiamo tutto il giorno. Michele, invece, farò un'altra domanda. Esistono? No, dico, casi in cui la foto bellissima è già tua. Certo, ripeto, non è che vanno a vedere, cioè, con dei milioni di foto, miliardi di foto che si pubblicano in un giorno su WhatsApp. No, magari c'è il giorno che avevo usato. Se fosse uno famoso, certamente resterà tutto attento. Uno particolarmente bravo, cioè, è riconosciuto, resterà attento. Sì, molto tutto questo è legale. Come? Tutto questo è legale. Certo, è legalissimo. Altra domanda. Chi di voi ha figlio, nipote, amico, conoscente che ha un cellulare e ha WhatsApp ed è sotto i 13 anni? Tuo figlio, tuo figlio? 12. 12. Anche 10. Anche 10. No, no, tuo figlio 12 anni, una 11 notte hanno lo zaffa. Voi sapete che non è legale. Voi sapete che fino a 13 anni in teoria non posso avere sì, sì, vuoi tutti i soggetti fino a 10 anni non possono avere WhatsApp, non possono avere, per cui vuol dire che tu e tuo figlio, adesso non voglio fare questo problema, attenzione, tranquillo, se lo vediamo meglio. Vuol dire che tu e tuo figlio deliberatamente avete mentito sull'età, perché altrimenti non puoi entrare in una sala, e questo non è legale. Adesso
adesso noi stiamo usando, che la scienza, la tecnologia è già oltre. Siamo arrivati ormai a, e tra poco arriveranno, alle macchine che decidono e capiscono agli incroci se stanno arrivando altre macchine, quindi tu avrai invece che il semaforo fuori, hai il semaforo all'interno della tua macchina che ti dice guarda che devi aspettare perché negli altri incroci stanno arrivando delle macchine e non ci sono più semafori fuori. È già stato sperimentato dalla CIA. Provate a pensare, non so chi di voi, io no, non ce l'ho, però ho avuto la fortuna di provare a guidarle perché ogni tanto per qualche motivo magari devo noleggiare le macchine in qualche aeroporto o qualcosa, ho provato a guidare le macchine che davvero vengono da sole, frenano e riconoscono le macchine davanti a me, io sono lì, guido appena appena al volante, mi schiacciano anche più l'acceleratore, frenano, fanno, riconoscono le macchine. Cioè siamo già oltre e la tecnologia quindi non la si ferma. Quindi, e le cose che vi sto dicendo ovviamente sono anche positive. La tecnologia ci aiuta, WhatsApp ci ha cambiato la vita della comunicazione in meglio quando facciamo questi benedetti gruppi, ci aiuta, però anche in peggio perché i WhatsApp delle mamme del gruppo classe di mia figlia disponibile, quindi volendo
il problema è che Gianni ha perfettamente ragione, è nato in una messaggistica, è ormai diventato un social network, perché basta che una persona faccia in onda che arriva al mondo. E questo è il vero problema di quello che sta succedendo con i ragazzi. I ragazzi, è vero che magari si scambiano messaggi tra me, tra due persone, ma tendenzialmente si scambiano messaggi di gruppi. E nei gruppi non sai mai chi c'è nei gruppi dei ragazzi. Perché mettono dentro gli amici questo e quell'altro. Quindi, in apparenza, sicuramente è meno pericoloso. Ma con quello che, con l'utilizzo, il modo in cui utilizzano i cellulari e WhatsApp i ragazzi adesso, è un attimo che tutto quello che la foto che tu hai mandato al pubblico è diventata virale e la conoscono tutti. Perché basta che tu metti una foto con un dito nel naso e il tuo amico dice: oh, guarda, guarda cosa ha fatto Cristina, si è messo il dito nel naso. Ah, già, condividila con me, dai, così facciamo due risate, tra me e lei. Poi io, per sbaglio, la metto su un gruppo classe. Questo succede certamente non per un dito nel naso, ma quando una ragazza dice ciao, che manda una foto intima al mio fidanzato, ciao, che manda una foto intima al mio fidanzato, il suo fidanzato poi litiga, via, non è più tua. Quando metti una foto in internet su WhatsApp, non è più tua, non la puoi governare in nessun modo. Ok? Ci vuole un secondo, clic, questo gesto, e è in giro nel mondo. Quindi bisogna davvero stare attenti a dire queste cose. Anche i ragazzi che appunto usano molto di più Snapchat, che pensano che il messaggio venga eliminato, bisogna insegnare e dirglielo che non è vero. Così come il discorso, per cui sta parlando sui social network, di Ask, anonimato garantito. Non è vero. Perché certo, tu puoi creare un profilo e io invece di scrivere un traballabile scrivo Ciccio Pasticcio e chissà chi è Ciccio Pasticcio, non metto la foto, non mi faccio riconoscere, non faccio niente, ma io vado a leggere l'indirizzo IP del mio computer, l'indirizzo IP del mio computer risale a me e tutti sanno chi sono io. Ok? Quindi l'anonimato in internet non esiste. Perché ogni linea internet ha un codice, è legata a te, a tuo papà, ai tuoi genitori, al tuo fatto di contratto e così via. E l'anonimato non esiste. La stessa cosa per i cellulari. Sono registrati, c'è una linea, c'è un contatto telefonico, quindi non esiste l'anonimato. Ai ragazzi dobbiamo dirlo. Con questa modalità, seguendo sempre il corpo ragionamento di Rossi, ci sono tanti reati che vengono commessi, ci sono persone che sono arrivate al suicidio e perché? Perché io ti ho deriso, perché attraverso questo finto anonimato io posso insultarti in qualsiasi modo, perché dietro questo, la rete, non parlo di persona, dietro questa cosa qua si può fare tutto quello che si vuole, si evita quello che si vuole. Quindi dobbiamo stare molto attenti, queste cose dobbiamo insegnare, dobbiamo dire, perché non le sanno, non esiste. Non esiste il fatto che, cioè, devi sapere che le foto, tutto quello che posto, tutto quello che dici, non è più tuo, perché l'hai messo su internet, hai dato l'autorizzazione a un'altra persona di poter governare questa cosa qua. WhatsApp funziona comunque allo stesso modo di certi social network, non funziona attraverso internet, cioè non funziona attraverso il tuo telefono, funziona attraverso internet.
sparitare, ma sanno che poi c'è no, 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 come mai lo sanno? Cioè voglio sapere, se so talmente tecnologici, sanno fare qualsiasi cosa. Sanno fare, ma non sanno perché ci sta dietro. Giacomo, vuoi un cosa sarà di digitale, sarà di una tecnologia che la domanda un cosa saper fare e interessarsi a fare a cosa ti chiedono. Cioè tu lo usi perché ti fa comodo, perché lo sono tutti, non perché sai quello che c'è dietro e sei interessato a quello che c'è dietro. Però tante volte, come io ho sentito che Chiara mi raccontava, no, di queste cose che succedono, ma voi lo sapete questo, però continuate magari a mettere foto, a scrivere cose sì, che poi in realtà no, lo sappiamo, no, non lo sanno i ragazzini di 12-13 perché non lo sapevano. Il problema, Rosy, non è nei ragazzi di 20 anni, il problema è nei ragazzi di 12-13-10. Certo, quelli grandi cominciano a essere consapevoli, ma a 20 anni, ma perché hanno l'età per essere consapevoli? Il problema sta nei ragazzini più piccoli, perché adesso arriveremo, se ci riusciamo, anche tutta la parte educativa, ma non lo sanno, loro vedono, noi adulti, vedono i più grandi, tutti che abbiamo Facebook, un WhatsApp che ci cambia la vita, che ormai anche noi adulti siamo troppo connessi, siamo sempre in mano a questo cellulare, perché il problema poi è lì, vedono noi, chiaramente è una cosa comoda, loro ne sanno più di noi, ne sanno più di noi perché sono nativi digitali, anche per loro, come per noi era normale, che ne so io, la macchina da scrivere, per loro è normale usare il tablet o il telefono, ma ci arrivano già prima. Ma questo non vuol dire che saper usare il telefono ti sai cosa ci sta dietro, soprattutto perché c'è l'inconsapevolezza della gioventù e quindi non vai a vedere tutte le cose. Quindi non dicevo questo, però io per esempio c'è un'altra polizia postale arriva spesso a scuola in seconda media, in terza media, però a me quello che mi spaventa è che magari loro, una volta i ragazzi, una volta che l'hanno ascoltato, come se fosse qualcosa che intanto a me non mi tocca, perché il parlato, come se fosse lontano, sì è vero, ma sarà. Allora, su questo entra in gioco la modalità con cui tu racconti le cose ai ragazzi. Uno. Due, entra in gioco il fatto che, come per tutte le cose, no? Chi è vissuto negli anni 80-70, i primi anni 90, la droga per te era un problema, però quando poi a un certo punto uno spinello non sapete che sia. E poi c'è chi arriva a punte estreme, suicidio, c'è chi arriva. È la stessa cosa, cioè tu giovane, cosa vuoi che sia una sigaretta? Cosa vuoi che sia uno spinello? Se poi riesci a fermarti perché hai una cultura dietro, hai un'educazione dietro, hai una capacità critica nei tuoi confronti e hai una rete dietro, ti fermi. Altrimenti non ti fermi più e arrivi ai gesti estremi. E tutto questo è amplificato, ripeto, dalla tecnologia, perché se prima io e te, io volevo prenderti in giro, no? Prendevo, venivo davanti a te per prendere in giro, coinvolgevo loro per fare uno scherzo, però vedevo che loro cominciano a dire però sei pesante, così cosa. Adesso dietro un cellulare mi posso mascherare quanto voglio e quindi mi posso insultare liberamente. E poi un'altra cosa, tu una volta che io e te ci incontravamo per strada, ti facevo lo scherzo, andavi a casa tua, eri tranquilla a casa tua. Adesso col cellulare sei tranquilla a casa tua. Luciano.
è una cosa personale a questo punto. La banca, io permetto che non me ne intendo per niente, per cui che non c'entro nemmeno, cioè, ma la banca non demanda più i dati e i movimenti cartacei che dice e ma tu lo sono fatti. Ma tu gli hai permesso, tu gli hai permesso, poi comunque ti rimanda le mente. È stato permesso? Sì. Hai dato. Attraverso internet.
perché l'Italia provoca tutto. Vai su Google e scrivi: come posso andare a Milano? Ti trovo tutte le soluzioni. Il problema è che finché... come posso vedermi un film di Harry Potter? E finché vai a qua, va bene. Poi cominciano: come posso recuperare un po' di droga? E lo trovano. Come posso guardare un'immagine pornografica? Ah, c'è questo sito, vietato meno di 18 anni, però basta fare flag, cioè la lettina, dichiaro di avere 18 anni, clic e mi apre il mondo delle immagini, dei video, di tutto quello che vuole. Quindi trovano tutto di così, trovano tutte le risposte. Vi faccio un esempio che riguardato me, mia figlia quarta elementare, arriva a casa e dice a mia moglie: ma che cos'è il sesso? E la madre, mia moglie dice: guarda, facciamo che abbiamo ancora. Noi lavoriamo tantissimo, adesso lei aveva un libro che ho lasciato
Noi lavoriamo tantissimo, lavoriamo sono i partner operativi del primo centro nazionale e dell'unico centro nazionale per ora di prevenzione cura di tutti i fenomeni del bullismo, che è l'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. E lavoriamo con il ministero e il mio socio è andato settimana scorsa, probabilmente l'avete letto, un caso di suicidio a Roma, un ragazzino chiamato dal ministero per gestire la nella scuola, questo problema ci tornerà la settimana prossima. Quindi ripeto, poi queste cose, i suicidi sono appunto dell'iceberg, ma il vero problema non sta lì, perché adesso ripeto, faccio degli esempi legati magari a chi attualmente ha anche superiore. Quando c'erano i morti per droga e lavoratori, ce n'erano tanti nei nostri anni quando eravamo giovani, era la punta dell'iceberg. Il problema stava sotto, vuol dire a livello educativo, a livello di formazione, a livello di tutto quello che volete, l'AIDS, no? Non immaginavo di avere qualcuno dietro, scusami, no? Ti avrei mai dato le spalle. Quindi i social network, i suicidi, queste cose qua, tutte queste cose che sto dicendo, sono una punta dell'iceberg. Ma il problema sta sotto. Nel 98% dei bambini tra i 9 e i 13 anni che hanno uno smartphone che gli viene regalato alla prima comunione, nel centro, quasi ormai 100% di spiaggia, prima comunione, quindi quarta, quinta elementare, media nazionale, e se non ce l'hanno già prima, e che quindi hanno in mano una Ferrari e non hanno neanche la patente. Questo è il problema. E il problema vero è che comunque non glielo puoi togliere. Per due motivi. Uno, perché ormai ci sono studi certificati che il ragazzino che non ha il cellulare è fuori dal mondo e rischia di essere più isolato degli altri. Due, perché per quello che ho detto prima, la tecnologia ormai non la ferma più. E quindi, o impariamo a usarla in modo positivo, impariamo ai ragazzi a utilizzarla in modo serio, oppure continueremo a essere fuori dal mondo. Dicevo, scusate, poi mi sono interrotto, perché siamo in una giungla, andare a aprire sentieri e parentesi. Dicevo, noi in chiesa poi siamo fuori, perché noi siamo parte del primo centro, bla bla bla, che vi ho già detto, facciamo convegni, a ogni convegno, con il ministero anche, con il ministero della pubblica istruzione, facciamo convegni, facciamo incontri, facciamo dibattiti, tavole rotonde, tutta questa roba qua, invitiamo la chiesa non viene. Ovviamente invitiamo i responsabili delle pastorali giovanili, di questo, non viene. Si pensa che siamo fuori dal mondo. Ma il problema, ripeto, non è il suicidio, il caso di cyberbullismo, il caso di qualsiasi cosa. Il problema è il 98% dei ragazzi, ormai il 100%, perché i dati della ricerca che adesso vediamo qui che vi ho mandato sono due anni fa, sono già oltre in questo caso, il 98% dei ragazzini per i 9-13 anni hanno un cellulare. Sul cellulare trovano tutto, non sanno nulla, si scambiano le informazioni e quindi costruiscono la loro vita, la loro identità, cercano le risposte alle domande tipiche della preadolescenza e dell'adolescenza su internet. E quindi possono esserci filtri psicologici, Wikipedia, li consultiamo tutti. Sapete che la potete scrivere anche voi in Wikipedia, e potete scrivere di tutto, poi di verificata, ma in Wikipedia, sei totalmente famoso, ma un ragazzino va, come fa a scuola? Trova la ricetta della Coca-Cola, la fa e si è
quanti adolescenti si fabbricano in casa la birra prendendo delle ricette e si vengono impressionati. E senza, ripeto, senza andare a questa cosa. Ma così come, no? Qualcuno di voi mi sembra poi aver scritto World Wide Web, giusto? Sapete che esiste anche il Deep Web? Sì, anche. Il Deep Web. What's? Giacomo, cos'è? Sono tutti siti che non vengono pubblicizzati dai ricercatori usati come Google o cose del genere. Scusami. No, sono siti, sono siti che non vengono pubblicizzati da motori di ricerca come Google e che quindi restano più nascosti dove ci sono tramite una moneta virtuale che sono Bitcoin, che tu scambi dei log di corra, richieste di scambi, richieste di uccisioni o scambi di armi per federali. Allora, è un mondo nascosto di internet che, ripeto, non trovate, ma però basta scaricare, cioè, invece scaricare Google, scaricare Chrome, scaricare Internet Firefox, scaricate un'applicazione che apre questo mondo virtuale dove si può comprare la droga, si possono comprare le armi, qualsiasi cosa. Un mondo nascosto, no? Se prima è come, ma guardate che ripeto, non facciamo un terrorismo, non facciamo terrorismo, perché noi un po' non sappiamo, ma qui ci sarà sicuramente qualcuno che farà vinti satanici. Ma cosa fanno sul web? Il problema è che prima per andare a vedere questi vinti satanici o partecipare, lo vedi, insomma, dentro il dato di persona, adesso basta schiacciare internet. Purtroppo però è una differenza sostanziale. Ok? Andrea, una cosa, scusa, ma invece di informare i ragazzini, ma non è meglio informare i genitori che hanno ragazzini? Perché non abbiamo nulla di questa cosa di programmare a fare. No, un attimo, no, perché magari i genitori non sanno queste cose, no? Se non lo sanno che c'è 14 anni, 13, 9 o 12, i genitori dicono che quando uno fa la comunione i parenti ne porta il cellulare, dovrebbe dire no. Oppure allora, no, oppure dovrebbe dire tutto quello che comporta. Bisogna, secondo me, imparare i genitori. Attenzione, ho capito questo. Due aspetti. Uno, l'ho già detto, ripetuto, ma la tecnologia non la ferma. Quindi non puoi non regalare il cellulare. No, però secondo aspetto che tu hai detto, informare i genitori. Tutti vanno informati, dai bambini ai genitori. Noi cerchiamo di farlo. Oggi con Marta, quando abbiamo pensato al corso, lei mi ha detto, metti una sezione così. Perché tutti dobbiamo lavorare a informare e a lavorare su questo mondo. Perché, ripeto, non riguarda più o non riguarda solo queste estremità io le sto raccontando, ma ripeto, il problema è educativo, il problema è che non ci accorgiamo di quanto questi figli trovano su internet le risposte alla loro vita. E su questo mezzo di comunicazione, su questi mezzi di comunicazione, costruiscono la loro identità. Quindi, tradotto, il cellulare rischia di essere educatore tanto quanto lui. Ma rischia di essere il papà e la mamma. Rischia di essere il papà e la mamma. Certo, ma torno a ripetere, guardate che prima non era diverso. Perché prima, quando tuo figlio era quando un figlio faceva sotto gli occhi e andava a fumarsi gli spinelli, i genitori, ai miei tempi mi ricordo quando mia mamma andava agli incontri con i Don Mazzi così, la risposta era sempre la stessa, ma dove sono i genitori di questi ragazzi? Il fatto che su internet, cioè mi imbarazzando con un bambino, con un ragazzo,
certo, infatti bisogna cambiare se sia l'adulto, l'insegnante, chi è intorno a fornire prima le risposte, cioè senza imparare che è da vedere. Allora brava, quando voglio, quando magari tu lo sai, vado a controllare i messaggi.
perché comunque non è questione poi di rispettare la privacy o non la privacy, perché qui non è rispettare il diario segreto di mia figlia che aveva nel cassetto, come ce l'avevamo noi. Qua è controllare il mondo e le relazioni di mia figlia e dei miei figli. Quindi non è un controllo da cane da guardia, però è un controllo che va fatto, un controllo di pagelle, però come io posso nascondere un voto tranquillamente, no? Come posso inventare adesso sì, però quante volte fa che non nascondi il voto di altri genitori? Quindi sicuramente devi trovare quell'equilibrio giusto, ma ripeto, questa cosa qua. Adesso vorrei dedicare l'ultima parte a capire questa cosa qua, cioè ok genitori, voi siete anche genitori, ci interessa a livello genitoriale, ma siamo qui anche come educatisti, come educatori, e ripeto, da questa cosa qua non se ne esce, non ne usciamo, anzi. Allora, a questo punto, dobbiamo usare la tecnologia a nostro favore. A nostro favore. Altrimenti non perdiamo in partenza. E allora, per esempio, ovviamente utilizzare il fatto di essere, no, fare il gruppo del mio il gruppo WhatsApp del mio gruppo di catechismo, il gruppo WhatsApp dei miei ragazzi della Zio Cattolica, il gruppo WhatsApp del mio oratorio, mi permette di conoscere i ragazzi e vedere quello che si scambiano e intervenire rispetto a una dialettica che viene esercitata su Facebook, no? Quante volte i ragazzi mandano per errore un messaggio che non volevano mandare su un altro gruppo? Succede anche a noi. Quindi è un modo per fare quello che abbiamo detto venerdì sera. Essere presenti sui social, conoscere i nostri ragazzi, vedere cosa pubblicano in Facebook, cosa pubblicano su Twitter, cosa pubblicano su Instagram, cosa fanno i nostri ragazzi, è un modo per conoscerli, per poter sapere qualcosa di loro, per poter avere l'occasione per parlarne, per discuterne offline, viso a viso. Quindi avere Facebook e avere un'amicizia con i nostri ragazzi è importante. Perché? Perché ormai ce l'hanno tutti, Instagram, e però vedi quello che pubblicano, quello che dicono, quello che fanno. È la stessa cosa che vedere in piazza, una piazza virtuale, una piazza del paese, stessa cosa. Perché se tu passi e vedi due ragazzini, e magari loro non ti notano neanche, che stanno dicendo delle parolacce, ovviamente dico delle cose semplici e un po' scontate, però tu cosa fai? Tu catechista non li riprendi perché non erano le loro catechesi? No, intervieni, spero. Ecco, hai visto questa cosa, hai saputo quest'altra cosa da un altro genitore, hai saputo che è successo questo, cosa fai? Non ne parli di catechismo? Molti di voi mi hanno detto che durante l'incontro di catechismo, soprattutto chi ha le medie o chi ha primi superiori, anni superiori, discute di quello che succede in classe, dei loro fatti personali. È giusto fare così, partire dal loro vissuto per portare un messaggio, per portare il nostro messaggio, però si parte da lì, quello che viene
detto in questi due giorni. E la tecnologia vi aiuta a fare questo, perché ormai Facebook è la piazza virtuale, cioè la piazza reale, quindi quando passate, vedete, quando sentite delle cose, affrontate queste cose, questi argomenti, idem vale per la piazza virtuale. Quindi loro sono. Seconda cosa, bisogna esserci in questo mondo perché, come dicevo, costruiscono la loro identità, trovano le loro risposte. E quindi è bene che anche noi cominciamo a scrivere dei contenuti positivi su sti benedetti social network. È forza. Allora, se voi avete il gruppo WhatsApp con i vostri ragazzi, magari avete anche una bella tabella con i compleanni dei vostri bambini, che sul gruppo WhatsApp il giorno del compleanno fate gli auguri in cellulare. Non li potete vedere. È un modo di relazionarsi, perché purtroppo i ragazzi adesso si relazionano così. Poi sarebbe bello che vi facessero una telefonata, che magari facessero un altro tipo di intervento, che la volta dopo l'attivismo riprendete questa cosa, ma col gruppo WhatsApp gli scrivete buon compleanno, tanti auguri, in modo tale che vedano anche gli altri, e diventa un modo di relazionarsi positivo e non solo di mandarsi le foto su una diretta. Col gruppo WhatsApp dei vostri ragazzi di catechismo, ogni tanto scrivete un messaggio particolare legato, che ne so io. Un'altra cosa, potete fare gli auguri di compleanno, ma potreste cominciare a fare anche gli auguri di buon massimo. Cristina c'è già qua. Magari dicendo quando c'è un santo, no. Metto là la storia del tuo santo, se hai voglia di leggerla, la leggi. Ripeto, ma sono cose semplici, eh? Poi possiamo arrivare anche alle cose più complesse, possiamo fare davvero di tutto di più. Però i ragazzi ormai utilizzano queste cose. Quando siete... Ah, altra cosa importante, mi raccomando, se fate delle foto, abbiate l'autorizzazione. E attenzione, cosa importante, state attenti a questo qua, come non lo sa nessuno. Poi anche qui io ve la dico, poi è uso comune fare diversamente, rischi ce ne sono fino a un certo punto. Però noi, i nostri educatori, diciamo questa cosa qua, perché voi a catechismo, voi la Chiesa cattolica, è la parrocchia o l'associazione che chiede l'autorizzazione per fare delle foto. E quindi il telefono, la macchina fotografica, la cinepresa che fa il video, deve essere della parrocchia. Sarebbe utile,
quando viene la liberatoria, dicesse autorizzi la parrocchia di Montegranaro a fare le foto e autorizzi il signor o la signora a fare, però verificatela questa cosa, perché sapete che la legge italiana è sempre interpretativa, quindi verificate, però dovrebbe essere così, ok? Quindi verificatela, chiedete l'autorizzazione e chiedete l'autorizzazione a fare foto e a pubblicarle o a mandarle via WhatsApp, a seconda di quello che fate. Pubblicare, io consiglio foto, poi qui anche qui nella legge italiana sempre bisogna fare attenzione, pubblicare le foto di minori, per quello che ho detto sempre prima, è un po' un problema, perché poi sono a disposizione di tutti, ma se tu la pubblichi solo io, se io voglio la foto di tuo figlio, per qualsiasi motivo, vado sul tuo profilo di Facebook, tasto destro, copia, foto, incolla sul mio computer e io ho la foto del tuo figlio. Ok? Per cui, foto di primi piani, di solo due o tre bambini che si vedono bene, io consiglio comunque di non pubblicarla, in qualsiasi caso, foto di gruppo, dei bambini sfondanti, dove ci sono azioni di gioco, dove il bambino non si vede benissimo in faccia, dove c'è tutta una serie di dinamiche, va bene, è già più accettabile, ok? Però foto di bambini primo piano così, ecco, io comunque lo eviterei, okay? Lo so, la tua è la mia strategia, è così la tua... No, la mia è difficile, è difficile, è molto difficile. Il problema
fare questa domanda, perché qualche tempo fa abbiamo provato a organizzare una caccia al tesoro virtuale. No, allora non ce l'avamo ancora rappresentata. Allora, per sentire, no, per sentire perché potranno condire nero, noi abbiamo detto una caccia al tesoro reale per bambini piccoli, però ci sono quelli del gruppo delle medie, i primi anni delle superiori, che è difficile inserirli in questa cosa, quindi per loro, con gli scout e altre associazioni, abbiamo organizzato una caccia al tesoro virtuale. Ma non hanno partecipato, cioè noi chiedevamo a loro, cioè di giocare utilizzando il mezzo che tengono sempre in mano. Però proprio c'è, cioè, non è stata risposta, quindi, cioè, io adesso capivo il tuo discorso di starci, che per esempio per me è difficilissimo, perché non c'è niente, tranne contatto, quindi. E quindi un conto è starci per controllare i movimenti che passi. Però io voglio sapere, è chiedere troppo di utilizzare quel mezzo in un modo diverso, nel modo diverso, nel modo che penso io, perché sono troppo vecchio per loro, o loro in realtà lo sanno usare utilizzare questo mezzo, quindi io chiedo una cosa che è troppo difficile. Il problema non interessava più. E niente. No, abbiamo fatto un'analisi. Anche perché, ripeto, i nostri ragazzi è vero che fanno, ma sono già oltre. Poi parliamo di realtà virtuale, cioè siamo già oltre alle WhatsApp, è chiaro che lo usano ancora, soprattutto, ma siamo già su un altro livello. Non abbiamo affrontato tutto il tema dei videogiochi. Oh, ma io ci sono tornato, cioè io ti ho detto, io ricetto. È chiaro che tu ti proponi anche una caccia al tesoro reale utilizzando il cellulare. Ma loro sono abituati a FIFA 2017 che fanno il personaggio reale lì che lo Ronaldo si trova meno male. Allora, adesso io sto scusando,
però per esempio a Perugia, il nostro educatore a Perugia, abbiamo una sede a Perugia, e lui fa delle cose fotografiche usando il cellulare con un SMS per tutta la città di Perugia e funziona. Quindi evidentemente bisogna capire il contesto, bisogna capire una serie di cose, bisogna capire. Ok, grazie, mi sono fatto qui. Vediamo che non abbia essere buono. No, è vero, il lavoro della riflessione per capire era troppo poco, cioè chiediamo troppo il livello di dietro. Non te lo so, non te lo so dire. Non ti posso, non ti posso rispondere perché. Ho fatto l'esempio della realtà aumentata, quindi ho tra virgolette detto, ma forse gli ho proposto un gioco che lavoro differente, però la situazione di potenza è quello che lo facciamo non funziona. Quindi non so dirti perché in questo caso non ha funzionato. Non posso rispondere a tutti che dico quale risposta c'è, ma nessuno nel campo educativo ce le ha. Bisogna vedere. Vedere il contesto, bisogna vedere se basta, poi sai benissimo qualità, basta come ho detto, non ci va, bisogna vedere tante tantissime cose, ecco, però davvero l'importante è starci dentro, ma questo mondo abbiamo ancora Problema adesso però, se io prima come faceva una mia merenda,
Adesso ho condiviso con un'altra, perché basta mandare una foto per condividere. Quindi questo è il problema più ampio. Condivide il problema. Ma nemmeno dei genitori, no, 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 no.
diffusione di immagini, di documenti, di parole a sfondo sessuale ormai appunto su WhatsApp in maniera indiscriminata. Rosy, ci ho detto prima, un ragazzo, dai, mando una foto che ci siamo, magari in presenza, ma se, ma quante immagini si vedono, ma anche a qualsiasi ora della passiera. Poi Lidia, questo la manda al mondo, e che succede? Ormai ci sono anche un maschio che si fa una foto a petto nudo, senza arrivare alle parti intime, ma fa una foto per a petto nudo e la diffonde. È comunque un problema. Per tanti motivi, per tantissimi motivi, il problema è che perché lo fanno? Per il piace, per l'approvazione, per essere parte del gruppo, per essere accettati. La ragazza che manda la foto di reggiseno senza reggiseno al suo fidanzato è perché di questa relazione d'amore non ha ancora capito nulla. Però se prima io dovevo venire da te, perché questa cosa qua c'è sempre stata. Signori, questa è una cosa, perché io adolescente che volevo quella mia fidanzata c'è sempre stato, non ditemi di no. Poi un po' più di due ore qualche anno fa, ma che un adolescente avesse gli ormoni impazziti è da che mondo è mondo. Ma se prima io e lui dovevamo andare
di nascosto a prendersi il giornaletto per vedere le immagini e adesso già da davanti prima dovevo andare in nascosto mettersi quindi sexting la parola che si sente ormai appunto però lavorare sull'identità sessuale dei nostri ragazzi voi che avete appreso a studiare e quindi lavorate con adolescenti e adolescenti non potete non affrontare un conto che il figlio di 40 anni va che è dovuto dire aspetta per non credo intervenire lo stesso un conto però con un adolescente. Niente, come andare? Dovevo andare bene, non fa niente. Dopo un po'
su e dice: oh, però sai che la Giulia oggi mi ha fatto vedere un specie di pallolino, una cosa assorbente, si chiama, allora, che succede? Messaggi che
per me va guardato sempre. Quello adesso se ci vedo fare lo studio. Io che classe è? Vabbè, quella è la terza media. Io, prima di chiamare il genitore, posso darvi un mio parere personale, avrei preso i ragazzi, prima la ragazza, poi il ragazzo separatamente, e poi trovato. Ecco, un semplice parere personale, poi ripeto, la ricetta e l'intervento educativo non esiste. Non esiste. Hai fatto bene, comunque, in qualsiasi caso hai fatto bene e hai ragione. Segnando a dire, cioè questa cosa che sta dicendo Luciano permette di dire quello che è e ribadire, grazie dell'esempio che ci fa Luciano, del fatto che tu educatore devi essere attento e anche questi segnali qua sono segnali importanti, conoscenza dei nostri ragazzi, accogliere, cercare di guardare e essere sempre sul pezzo, perché poi bisogna sempre ripartire da una conoscenza nuova, dal fatto che per la prima volta tu si guarda. Ma sono fidanzati, sono fidanzati, stanno insieme, tutti insieme. Grazie. Allora, scusate, velocissimo, velocissimo, velocissimo. Poi ci sono poi video, cose che, articoli, cose insomma, che abbiamo fatto. E trovate tutto lì. E qui trovate. Anche qui tutto quello che abbiamo detto questa mattina, perché la pastorale giovanile, perché la chiesa, perché il catechismo, ho messo pastorale giovanile in generale, deve essere sui social, perché per l'adolescente e l'adolescente costruiscono la loro identità, perché i ragazzi sono nelle terze virtuali, perché l'infanzia degli educatori di gruppo, quello che abbiamo detto fino adesso. Anche qui ci sono ricerche. Sì, 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 sì
lo so, quindi a volte è accettate anche lo sbaglio, accettate anche che appunto l'altra persona pur sapendo che tu pensi di aver fatto una cosa giusta, magari hai fatto una cosa giusta, la libertà dell'altra persona è quella di rispondere, di reagire in un determinato modo. Quindi, Gloria, non esiste la ricetta, come ti comporti? Secondo me veramente devi seguire il ragazzo, stare dietro, se proprio, ripeto, poi dipende dalla realtà. Se è una ragazza rimasta incinta, per fare un esempio macroscopico, intanto prima o poi i genitori lo sapranno, ok? Spero di poter tornare e qualsiasi cosa, se magari